Buongiorno a tutti e bentornati alla serie di disegni sulle applicazioni per smartphone. Oggi parleremo di questa, l'applicazione, o meglio l'icona per l'applicazione Feed RSS, che è molto utile per i blogger perché avvisa i visitatori o chi segue quei blog o certi siti che il blog è stato aggiornato, è stata inserita una nuova notizia, una nuova pagina, senza dover andare man mano sui vari siti a controllare. Quindi diventa fondamentale per chi a questo tipo di servizi. Mi voglio invece far vedere dal punto di vista grafico quale sarà il risultato finale. Eccola qua, andiamo a vedere schematicamente la parte grafica. Si tratta di un quadrato di 9x9 cm con angoli smussati. La smussatura è fatta con degli archi di cerchi di raggi 1,1, ecco perché i punti A, B, C e D si trovano proprio distanti dai bordi di 1,1. Il bordo viene rinforzato con una seconda linea che è distante solo un millimetro dalle altre, quindi dovete stare molto attenti quando ripassate, soprattutto gli angoli. Vedrete che anche nel mio video pratico ho fatto veramente fatica. E poi c'è il contenuto interno, che è quello che dà proprio la rappresentatività dell'icona. Si tratta di un cerchio di raggio 1, il cui centro, l'origine, è semplicemente spostata dal punto O di 1 cm a destra e di 1 cm in alto. Da qua si parte per il raggio e poi ci sono altri 4 archi di cerchio, o meglio quarti di cerchio. Il punto di origine per questi è il punto O che avevate già utilizzato per fare la smussatura. Sono 4 consecutivi che vanno da un raggio di 3,5 e aumentando di 1,1, quindi 4,6, 5,7 e 6,8. Questa è l'icona ripassata con le linee, quelle più importanti, con la linea HB, o meglio con la linea A definita dalla matita HB. Qui lo vedete meglio senza il disturbo delle quadrature. E qui invece con il gradiente che lo colora, anche come sempre, è un gradiente. Attenzione, ci sono qua 3 colori, in realtà potete usarne anche 2. Se vedete questo colore qua iniziale, io ne ho usato 2, va a cambiare in un colore più scuro. E lo vedete questa differenza dal bordo, che in realtà per effetto ottico sembra di 2 colori diversi, ma in realtà è dello stesso colore. Quindi non mi resta altro che andare al tavolo, passare alla parte pratica. Prima però vi ricordo che come esercizio dovete completare 4 di questi disegni, 3 dei quali solo dal punto di vista grafico, quindi solo con la matita, e l'ultimo, quello del quarto quadrante, scusate, anche colorato. Per cui vi saluto e buon lavoro! Eccoci quindi arrivati alla realizzazione pratica del nostro pittogramma, la nostra icona del feed RSS. Faccio come sempre un quadrato di lato 9 con baricentro esattamente il centro del quadrante, eccolo lì. Opero ormai in velocità, ricordando sempre di far scorrere la squadra sopra la riga che è appoggiata al foglio. Continuate pure questa linea anche fino ai margini estremi del quadrante, non si sa mai che serva per qualche allineamento. Voi rimanete sempre leggero. Scusate, sposto il compasso che dava un attimo fastidio. Eccolo lì, faccio scorrere di qua e ho realizzato il mio quadrato. Ora su questa griglia devo fare delle righe verticali che distano 1,1 cm dagli spigoli. Eccoli, gli spigoli che potrei anche chiamare O, poi vedremo perché, questo A, questo B. E questo C. Riprendiamo la misura dell'1,1 cm dai bordi, quindi dal punto B in questo caso qua. Spero di essere preciso, non voglio andare vicino con gli occhi perché sennò vi impallo la telecamera col mio testone. Eccoli. 1,1 di lì. Adesso uniamo pure, potete farlo anche usando la squadra. Preferisco fare così in questo momento perché opero meglio.
Ecco qui. Oh, qui ci eravamo dimenticati l'1,1, facciamolo al volo. Tacchete qua. E tacchete lì. E operiamo in modo da ottenere la sottogriglia interna per cominciare a fare il nostro contorno. È un quadrato smussato, devo fare il raggio di raccordo che a questo punto non sarà altro che la larghezza di 1,1. Lo fate qui, lo fate sotto, se avete disegnato un po' meglio di me dovrebbe coincidere il raggio su tutti e quattro gli spigoli del quadrato, qui invece visto che qualcosa è successo, vediamo se si ripete anche qui. Sì, probabilmente non è 1,1 ma 1. È lo stesso, il procedimento è questo comunque. Adesso andiamo a individuare un altro centro, perché i centri su cui creare tutto il nostro lavoro sono due, però nel nostro pittogramma c'è anche un margine fastidiosissimo di 1 mm. Per cui, cari miei ragazzi, dobbiamo metterci lì a crearlo. Mettete sempre con lo spigolo laterale in modo che funzioni. Eccolo qui. Allineamenti fatti. Sono sempre da una parte all'altra delle due righe verticali che abbiamo fatto, altrettanto succederà con quelle orizzontali. Giriamo eccolo lì, spostiamo di nuovo il compasso che sta disturbando in questo contesto e facciamo anche il bordino interno laterale sinistro. Cosa succede adesso? La cosa più difficile, dobbiamo anche chiudere di 1 mm il nostro compasso. Sopra abbiamo visto che non era preciso, ma va bene per questo contesto. Andiamo qua sotto, lo facciamo qui. Facciamolo anche lateralmente da questa parte. E fatelo da questa parte. Ecco, grosso modo, per essere un attimo più precisi di me, io ho il foglio legato per motivi tecnici. Adesso, come vi dicevo, andiamo a trovare l'altro centro. L'altro centro si trova esattamente a 1 cm di larghezza da questo centro, che lo chiamiamo O', e 1 cm da quest'altro centro. Facciamo gli assi sia sopra che sotto e chiamiamo questo nuovo punto che veniamo ad identificare come E. Puntiamo proprio in E, se avete fatto bene il raggio è quello che avete utilizzato l'ultima volta e fate un bel cerchio. Adesso invece utilizzeremo sempre il punto di origine O'. Occhio, misuriamo il primo raggio. Il primo raggio deve essere di 3,5 cm. Lo metto qui. Tacchete, tacchete, tacchete. Apriamo bene. Eccolo qua. Punto in O e faccio un quarto di cerchio. Voi fermatevi lì, meglio. Dopodiché apriamo fino a 4,6 cm e facciamo l'altro raggio, anzi l'altro arco di cerchio, un quarto per precisione. Adesso aumentiamo ancora di 1,1, quindi andiamo a 5,7. Ripuntiamo in O'. E facciamo il penultimo arco di cerchio, quarto di cerchio. Adesso in teoria non dovreste più misurare
anzi, finiamolo, che è più bello in fondo. Andiamo fino ai margini della sottogriglia che avevamo disegnato prima e creiamo l'ultimo quarto di cerchio. Adesso avete tutta la base per poter ripassare con la matita HB il vostro pittogramma del feed RSS, come abbiamo visto nella presentazione iniziale e come vi farò vedere adesso. Vi faccio solo un piccolo riepilogo per vedere le misure, le vedete da qua, potete fermare il video per controllarle meglio e ricordo che questo è il risultato finale e che serve costruirne 4, di cui 3 solo grafiche e uno anche colorato. Buon lavoro!